Formazione di partenza della Juve. Si schierano col classico 4-3-3 con due attaccanti esterni. Piano tattico, mi sembra chiaro, puntare i difensori nell'uno contro uno per andare sul fondo e crossare in mezzo o per tagliare al centro e concludere direttamente in porta. Ecco l'11 di partenza del Bologna. 4-5-1 per loro oggi, che all'occorrenza potrebbe diventare un offensivo 4-3-3. Il tecnico punta molto sull'apporto dei due esterni, sia nella fase di non possesso, sia sul ribaltamento dell'azione, quando saranno chiamati a spingere per supportare l'unico attaccante di ruolo. Ci sono metri per i giocatori della Juve qui. Il tocco dentro. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Gemaini ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Ramsey, gran tocco filtrante di Ramsey. Higuain! Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati. Avanti dopo pochi minuti. Partenza lanciata la loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato. Juve avanti dunque e tifosi bianconeri che esultano in tribuna. Poli. Medel. Cercano spazi. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Rabiot. Perdono il pallone. Gemaini. Poli. Lo ferma ma non controlla. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Medel. Pallone che termina oltre la linea di fondo. Chiellini. Pjanic. Rabiot. Danilo. Higuain sulla fascia può provare ad andare. Può colpire da lì. Palla in gioco. Portiere che si è guadagnato la ribalta nell'occasione precedente. Rabiot! C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh. Passaggio fuori misura col pallone che finisce in out. Gemaini. Buona la lettura di Chiellini che recupera. Ci sono metri per i giocatori della Juve qui. Occhio al cross per Cristiano Ronaldo. Occasione clamorosa sprecata qui per aumentare il margine e portarsi a più due sugli avversari. Probabilmente avremmo assistito a un'altra partita se avesse segnato. Giochi che restano più che mai aperti. Gran palla di Higuain. C'è l'imbucata per Cristiano. Ottimo l'intervento del portiere. E il portiere recupera il pallone. Occhio a Gemaili. Palla recuperata dalla Juve. Bonucci. Pjanic. Medel. Occhio all'avanzata del Bologna. Gemaini. Rabiot. Pjanic. Ramsey.
Sbaglia qui il passaggio, pallone in fallo laterale. Poli. Baye. Puntuale qui il difensore nel recupero. Hanno spezzato bene la trama qui. Ci sono metri per i giocatori della Juve qui. Ha spazio per il cross. Occhio a Cristiano sul secondo palo. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri in presa. Non facile per quanto si è visto finora. Partivano favoriti e stanno fin qui rispettando il pronostico della vigilia. Hanno trovato anche il gol sfruttando l'ennesima occasione. E non sempre chi tira di più poi vince. Abbastanza banale questo, però aiuta. Sotto questo aspetto finora sono stati superiori ai loro avversari. Gemaini. Cercano il buco della difesa avversaria. Ramsey. Santander. E il pallone se ne va via. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Stefano, ti ricordi l'accoglienza per Max Allegri al suo arrivo a Vinovo? Beh, certo che me lo ricordo. Rabiot! Il difensore è un muro su questo tiro. Medel. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Ci sono ancora 120 secondi da giocare. Due minuti che potrebbero regalarci ancora emozioni e spettacolo. Danilo. Rabiot. Pjanic. E l'arbitro dice che può bastare, manda tutti negli spogliatoi. 2-0 al termine del primo tempo. Risultato che dopo i primi 45 minuti premia la squadra di casa. Si riprende a giocare con il pallone in possesso del Bologna. Rosso-blu che potranno dunque portare il primo attacco di questa ripresa. Gemaini. C'è stata la deviazione, l'arbitro assegna la touche, la rimessa con le mani. Baye. Alla messa dentro, attento qui il difensore che allontana. Higuain. Dicevamo del rapporto non proprio idilliaco, almeno all'inizio, tra Allegri e una parte della tifoseria juventina, che col tempo però ha avuto modo di cambiare idea sul conto del tecnico livornese. Come sempre il lavoro alla fine paga, spazzando via tutto. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo, i compagni lo rimproverano. Perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire, sperava sicuramente miglior sorte. Danilo. Occhio a questo lancio, pallone interessante per Douglas Costa. Occhio alla botta, provvidenziale quel portiere che salva la sua porta. Che parata ha fatto Pier, pazzesco, incredibile, io l'avevo già vista dentro. Perfetto oggi nei passaggi. La squadra avversaria riconquista il pallone. Occhio al suo movimento. Occhio al tiro di Higuain. Palo, attenzione però, è ancora buona. Rimessa laterale a disposizione della Juve. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Khedira. Higuain. Ramsey. Tiro respinto. Si inserisce bene e recupera. Palacio. Santander. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. Crossa verso il centro. Nessun problema per la difesa su questo traversone.
Stefano, hai un pronostico per la prossima partita del Bologna? Affronterà l'Udinese nel prossimo incontro di A. Sarà una partita difficile, equilibrata, aperta a ogni risultato. Hanno i mezzi per farla loro, dovranno mettercela tutta se vogliono uscire dal campo con una vittoria. Salta il difensore. Douglas Costa! Parata straordinaria, come un gol. C'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque corner. Occhio al cross di Pjanic. Buono l'anticipo del difensore. Si abbassano, consegnano il pallino del gioco agli avversari. Vedremo se sarà la mossa giusta. Ecco Alessandro. Vediamo se crossa. Nessun problema per il portiere. Dansville. Un altro ottimo passaggio. Medel. Occhio al pallone filtrante. Può cercare il cross. Buon intervento difensivo. Palla profonda per Cristiano. Prova a correre Cristiano, che ha metri sulla fascia. Gioco fermo, calcio di rigore per la Juve. È arrivato il cartellino giallo, dunque. Come voleva si dimostrare Pierluigi. Un penalty perfetto. È una trasformazione impeccabile. Palla che finisce in rete. Cristiano Ronaldo ha battuto il portiere con una conclusione imparata. È una gara a senso unico questa ormai. Andiamo da Matteo Barzaghi. Quanto c'è da giocare, Matteo? Si giocherà per altri 15 minuti prima del 90esimo. Ricevuto, grazie Matteo. Cercano spazi. Sansone. Centra in pieno il difensore. Ramsey. Pipita Higuaín. Pjanic. Palla girata sulla corsia. Potrebbe crossare. Cerca la porta. Non trattiene, attenzione. Spazzano senza problemi. C'è aria di cambio. Ramsey. Pjanic. Conducono nettamente, 3-0, non manca molto al termine. Questo risultato può dare fiducia e morale, Stefano? Nel prossimo turno la Juventus giocherà contro il Napoli. Volevano la vittoria oggi, sono scesi in campo con la giusta cattiveria agonistica per prendersela. Ora devono rimanere con i piedi per terra o rischiano brutte sorprese nella gara che li attende. Attenzione, pericolo! Attenzione a CR7. Attenzione, pericolo! Palla con... Pallone che viene allontanato, poteva essere un'azione pericolosa. Ecco Khedira. Danilo. Occhio al tiro. Pjanic. 120 secondi, prova il pipita, attenzione, rete! Questo è un grande gol che rimarca il divario tecnico fra le due squadre. L'ha messa dentro con uno straordinario tiro al volo. Eh sì, il giocatore ha trovato il tempo giusto per il tiro e ha chiuso molto bene. La regia ci mostra nuovamente il gol da un'altra inquadratura. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non si sono messe bene per loro. Erano i favoriti alla vigilia e stanno ampiamente rispettando il pronostico. Un'altra categoria. Finisce qui, vittoria.